Noi abbiamo al telefono il sindaco neoeletto Federico Picciotto, che ringraziamo. Sì, buongiorno. Buongiorno, insomma, lei. Buongiorno. Il cognome è Picciotto. Lei tiene alta la bandiera del Movimento 5 Stelle dopo il flop delle amministrative. Sì, noi siamo contentissimi del risultato ottenuto a Ragusa. Non immaginavamo certamente una forbice così ampia rispetto all'avversario, eravamo sicuramente ottimisti per il lavoro che abbiamo fatto, ma devo dire che i risultati sono stati straordinari. Ragusa, i cittadini ragusani hanno dato una grande dimostrazione di voglia di cambiamento, di discontinuità con il passato. Sindaco Piccitto, tra l'altro il suo è il primo caso di fatto in cui un partito esterno al movimento sia SEL vi sostiene. Questo potrebbe essere un precedente anche a livello nazionale magari? Noi abbiamo ricevuto il sostegno elettorale di due liste civiche in realtà, che sono il Movimento Città e Partecipiamo. Si tratta di cittadini che hanno deciso di impegnarsi in queste consultazioni elettorali, quindi l'hanno fatto come liste civiche e noi non abbiamo fatto altro che ricevere il loro sostegno e ascoltare quello che era un grido che veniva dalla città, che insisteva perché noi corressimo insieme, perché insieme si aveva più possibilità di poter vincere, e di fatto così è stato. Quindi diciamo SEL, così come la destra, così come Fratelli d'Italia, a livello cittadino hanno fatto dei comunicati ufficiali nei quali diciamo indicavano la candidatura di Piccitto come quella della svolta, ma di fatto non abbiamo fatto alcun tipo di accordo con loro, se non ripeto, l'accordo è stato con due liste civiche, non con partiti di fatto. Piccitto, per la sua elezione quanto è stato importante Grillo, che di fatto si è trasferito prima del ballottaggio a Ragusa per un po' di giorni? Questa presenza quanto è stata importante? La presenza di Grillo è stata sicuramente importante, tra l'altro abbiamo avuto il piacere di averlo due giorni e quindi di potergli fare vivere la città rispetto ad altre occasioni in cui era venuto per il comizio. Abbiamo avuto modo di averlo tra le nostre città, di ammirare le bellezze, l'abbiamo portato tra gli allevatori in campagna, l'abbiamo portato nel nostro barocco Ibleo, insomma davvero è stata una full immersion di due giorni e sicuramente questo è stato un grandissimo segno di vicinanza che ci ha aiutato tanto. Certo. Ci può dire in chiusura com'è la situazione all'interno del movimento? L'ultima defezione pochi giorni fa, Adriano Zaccagnini che ha parlato di clima irrespirabile. Ma guardi, io non ho idee, nel senso io provengo da due settimane di campagna elettorale davvero, davvero tosta, insomma, siamo stati molto impegnati sul territorio, quindi a dire il vero non seguo le vicende nazionali, io posso rispondere per quello che è l'attività che noi abbiamo svolto a Ragusa, quindi per le attività credo che riguardino il Parlamento, credo dobbiate riferirvi più ai deputati e ai senatori che abbiamo lì. Noi la ringraziamo il sindaco Piccitto. Grazie a voi, grazie, buongiorno.